Allora, noi abbiamo stamattina fatto, e ringrazio anche il Presidente che ha sollecitato questa riunione che è stata molto proficua, intensa e costruttiva, abbiamo fatto il punto di situazione e il quadro dei mezzi che abbiamo. Abbiamo adesso attualmente in attività due Canadair sui fronti che più impegnano in questo momento il dispositivo e sto parlando delle due aree boschive incendiate. Sulla versante, adesso vi dico subito, di Placentro e Placentro quello e di Limarane. Marane, le Marane. E abbiamo qui complessivamente quattro squadre con dei nostri vigili del fuoco che stanno operando. Ci sono tre direttori delle operazioni di spegnimento, tre DOS, che sono naturalmente e lì rimarranno finché le operazioni non verranno completate. Il significato e l'intento della riunione di oggi era anche quella che è stata estesa opportunamente anche ai rappresentanti delle comunità territoriali, dei sindaci, dei presidenti della provincia, era quello anche di dare un segnale di rassicurazione al territorio che l'operatività c'è, è intensa e forte e naturalmente rimarrà, se non anche verrà addirittura rinforzata, adesso vedremo, anche sulla base dei bollettini di suscettibilità, come diciamo noi, cioè se le condizioni climatiche restano stazionarie o possono presentare fattori di criticità che possono eventualmente, noi speriamo di no, presentare un pericolo di alimentazione del fuoco dovuto a irraggiamento o ventilazione. Comunque, in questo momento la situazione è pienamente sotto controllo. Noi anche abbiamo stabilito, qui c'è il prefetto Rinaldi che ringrazio e che coordinerà tutto il dispositivo, di rafforzare anche la vigilanza preventiva perché naturalmente noi stiamo fronteggiando una situazione complessa e vorremmo che questa situazione complessa non venisse ad essere resa ancora più complessa da altri eventi che speriamo che non accadano, quindi per governare meglio e controllare meglio questi incendi che ci stanno impegnando e anche naturalmente verificheremo se è necessario rinforzare il dispositivo aereo con ulteriori mezzi, ma ci sono onestamente diciamo delle riflessioni tecniche che abbiamo fatto anche con il comandante provinciale che è qui a fianco a me, che ringrazio, ci sono diciamo, ragionevoli elementi per dire che il dispositivo per ora è sufficiente, è quello che è necessario per fronteggiare la situazione in atto. Quanti uomini sono? Guardi, sono quattro squadre, 20, 20 uomini, 20 uomini più i più DOS e più naturalmente la componente volontaria. Noi ecco, diciamo, abbiamo anche avuto un proficuo rapporto in occasione di questa riunione con l'arma dei carabinieri, che ormai è arma dei carabinieri, trattino forestale, c'era il responsabile generale, quindi il comandante provinciale, ma c'era anche il responsabile dei carabinieri forestali, del gruppo, quindi con i quali abbiamo, diciamo, anche concertato sulla base degli accordi nazionali che abbiamo sottoscritto ad aprile con il comandante del 7, una linea di azione che ci possa portare al più efficace coordinamento possibile di tutti gli uomini e tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Sui volontari che sono partiti, ecco, quali sono le istruzioni, le raccomandazioni? Perché sappiamo che ci sono anche Ma guardi, l'attività dei volontari è preziosa.